amici della Pallamano, una buon pomeriggio da Misano Adriatico. Sta per prendere in via la finale del nono campionato italiano di categoria Under 14 femminile. Si affrontano Pallamano Guerriere Malo e Petrarca, Pallamano Arezzo. Sentite il boato del palazzetto dello sport, gremito come gremito era stato per il trofeo delle aree disputato sul finire della settimana precedente. Mancano pochi istanti al fischio d'inizio della finale, ripetiamo: Malo, Petrarca, Pallamano, Arezzo. Velocemente insieme le formazioni, il Malo schiera in campo Stefania Alfonso, Chiara Bernardelle, Giada Dalla Fontana, Giorgia Delle Fusine, Sabina Duric, Francesca Facin, Miriam Forzati, Alessia Grolla, Ilaria Lain, Marica Piscopo, Anna Pozzer, Michelle Sbaichiero, Beatrice Spagnolo, Melanie Young, Elena Zambon e Chiara Zanovello. Allenatore è il signor Andrea Regellin. Dall'altra parte Pallamano Petrarca Arezzo con Mila Bertolino, Stefan Oleriu, Chiara Caccioli, Caterina Caccioli, Murzia Rossi, Giulia Gozzi, Chiara Donati, Camilla Sabatino, Rebecca Romualdi, Linda Sassoli e Camilla Scapecchi. Allenatore è il signor Ruben Romualdi. Dirigono l'incontro i signori Comello e Zorzetto. Tutto pronto per il fischio d'apertura. Partiti, attacca da sinistra a destra in maglia blu Pallamano Guerriere Malo, difende dall'altra parte in maglia granata la formazione della Petrarca Pallamano Arezzo. C'è Malo avanti subito. Ripetiamo, finale scudetto della categoria Under 14 femminile. Siamo a Misano Adriatico, si gioca nell'ambito dell'undicesimo Festival della Pallamano. A seguire sempre in live streaming su tgh.it la finale maschile, fischio d'inizio alle ore 18:30. Si affrontano Merano e Pressano. C'è ora Arezzo in avanti, Malo ha perso il suo primo pallone. Ricordiamo che per la categoria Under 14 si gioca sulla base dei due tempi da 20 minuti ciascuno. In caso di parità due tempi supplementari da 5 minuti, in caso di ulteriore parità si ripetono altri due tempi supplementari da 5, solo in caso di persistente parità tiro di rigore. Subito la traversa colpita da Caterina Caccioli, risultato fermo sullo 0-0, si gioca da un minuto. Attacca Malo. Con la numero 15 c'è un fallo ai danni di Ilaria Lain. Numero 15 abbiamo detto, la numero 22 è il centrale. Anna Pozzer. Lain, l'offensiva è buona, la difesa di Arezzo. Attacca sempre Malo. Il tentativo, la bella parata di Mila Bertolino, risultato fermo sullo 0-0, due minuti. C'è Arezzo che ora cerca la velocità. Provato lo scavalcamento. La numero 8, Camilla Scapecchi, piegata ora come ala destra, attacca Arezzo. C'è una confusione tentata da Rebecca Romualdi, nulla di fatto, ha parato bene anzi estremo difensore di Malo, Giada Dalla Fontana. Il tiro e la traversa colpita da Giorgia Delle Fusine, 2 minuti e 35 secondi, sempre 0-0. E naturalmente partita tirata come c'era da aspettarsi, cioè, parliamo ovviamente di una finale scudetto. Nonostante la giovanissima età delle atlete in campo, ricordiamo è la categoria Under 14 femminile. Per la prima volta la possibilità di seguire i match in live streaming dopo che
i live streaming erano state trasmesse anche le tre finali del Trofeo delle Aree, oltre naturalmente a tutti gli eventi che avete avuto la possibilità di seguire durante l'anno per la Serie A maschile, la Serie A 1 femminile e le squadre nazionali. Il fallo in attacco, trazione di passi commesse da Chiara Bernadelle. 3 minuti e 23 secondi giocati, sempre 0-0. C'è il tiro non riuscito, si guadagna comunque un rigore Arezzo per un questo fallo su Giulia Gozzi alla sinistra. Tiro dai 7 metri dunque, se ne incarica Rebecca Romualdi, la sua finta è il gol del vantaggio, 1-0 Petrarca, il gol che sblocca il risultato dopo 3 minuti e 55 secondi. Attacca Malo, partita naturalmente lunghissima, ancora tutta da giocare. La in, poi il fallo su Delle Fusine. Mette in gioco Bernardelle, Delle Fusine, poi la penetrazione vincente di Anna Pozzer, 1-1, 4 minuti e 28 secondi, e si sente anche il tifo che arriva da Malo, due tifoserie numerosissime, tanti genitori naturalmente per sostenere le proprie ragazze. Il tiro tentato da Scapecchi, la parata di Dalla Fontana, 1-1 ancora, 5 minuti. Il tentativo fuori misura ancora di Malo. Prova a controbattere ora Arezzo, 1-1 sempre. Chiara Casoli, Caterina Casoli con il, eccola in azione, aveva provato a servire la sorella, nulla di fatto, c'è fallo, 9 metri sempre in favore di Arezzo. Sabatino rimette in gioco il pallone, a girare il pallone Casoli. Sabatino alla, per il tiro, è il gran gol di Scapecchi, per un gran gol Camilla Scapecchi, 2-1, quando siamo al sesto minuto del primo tempo. Arezzo conduce 2-1, c'è un fallo sulla numero 15 del Malo, Ilaria Lain. Attacca Malo, Lain, poi Delle Fusine aveva provato a servire la compagna Miriam Farzati. C'è un fallo, vediamo, c'è un cartellino giallo per Camilla Sabatino. Farzati batte i 9 metri e rimette in gioco il pallone. Pozzer in palleggio, ha provato a liberare Delle Fusine, c'è fallo ancora. Delle Fusine, Pozzer, Delle Fusine ancora, Pozzer, e va in penetrazione, è entrata benissimo, poi ha colpito il palo, errore dai 6 metri. Pozzer, risultato fermo sul 2-1, Petrarca Arezzo avanti adesso. 7 minuti e 29 secondi giocati in questo primo tempo, finale scudetto della categoria Under 14 femminile, all'ambito dell'undicesimo Festival della Pallamano qui a Misano Adriatico. Pallone perso dalla nazione dell'Arezzo, può tornare in avanti Malo. Il tiro dalla distanza vincente di Ilaria Lain,
2-2 e time out richiesto da mister Romualdi sulla panchina del Petrarca Arezzo. Di questa partita esaurito, si riprende a giocare ottavo complessivo di gioco, 2-2 tra Malo e Arezzo, finale scudetto, il gol di Arezzo che torna avanti, Rebecca Romualdi, torna avanti Petrarca Arezzo, 3-2, avanti c'è Malo adesso, ha provato l'offensiva Sabina Duric, c'è fallo su di lei, si ricomincia da Piscopo. Nove metri. Lain. Poi Pozzer, le delle fusine, Pozzer in palleggio, c'è fallo. 9 metri ancora, 3-2 Arezzo. Lain. Prova il tiro debole, ma c'è fallo. 9 metri. 3-2, siamo al 9 minuto e 23 secondi. Lain. C'è fallo ancora, 9 metri. Il tiro di delle fusine, la parata però di Nila Bertolino, 3-2, sempre Arezzo a condurre e attacca proprio la formazione toscana in maglia granata. Scapecchi, poi il pallone rubato da Malo, ma c'era stato un fallo su Caterina Caccioli, dunque 9 metri. Caccioli per Chiara Caccioli, lei è Caterina, il tiro di Romualdi, c'è fallo, sempre 3-2. Scapecchi, fallo anche su di lei, sempre 9 metri. Romualdi in palleggio, perdono il pallone, le ragazze dell'Arezzo, 3-2 ancora. In attacco c'è Malo adesso, quando ci avviciniamo all'undicesimo minuto. Ricordiamo, si gioca sulla base dei 20 minuti. Per tempo naturalmente, 40 complessivi per chiudere la partita. Lain, Kotzer. Della Fusine il tiro, c'è fallo su Della Fusine, 9 metri, li batte Miriam Farzati, pivot del Malo. La penetrazione, il tiro di rigore confiscato da Anna Potter per un fallo commesso da Camilla Sabatino. Tiro dai 7 metri, va. Ilaria Lain col suo mancino, non sbaglia, fredda Lain, 3-3. Siamo al dodicesimo minuto di gioco.
Cascioli, Caterina Cascioli, l'apertura direttamente sull'ala sinistra, poi Chiara Cascioli, c'è fallo. 9 metri, Sabatino che rimette in gioco. Cascioli, Romualdi, Scapecchi ruba il pallone malo però con Pozzer. Poi vediamo, c'è fallo. Fallo in attacco fischiato a Sabina Duric. 3-3 sempre, nulla di fatto per Malo. Cascioli, Romualdi, Scapecchi, c'è fallo, 9 metri. Romualdi, Caterina Cascioli, Chiara Cascioli. Pallone perso da Arezzo. Subito Malo ha cercato di portarsi avanti, di provare ad andare avanti anche con il risultato. Pareggio per ora 3-3. 13 minuti e 27 secondi giocati in questo primo tempo. Lain, poi Della Fusine. Lain ha tutto lo spazio per andare dentro. Palo ancora. La sua seconda conclusione sul palo. Scapecchi, Romualdi, Cascioli, Gozzi e l'ala sinistra. Cascioli, Romualdi, Scapecchi si gira, il tiro. Un tiro dai 7 metri, ammonita Duric. Tiro dai 7 metri conquistato da Scapecchi e proverà ora a realizzare Romualdi. Il palo, palla che colpisce la base del palo. Una di fatto dunque, sempre 3-3. Sei andato il primo quarto d'ora e time out richiesto da Andrea Reghellin sulla panchina della Pallamano Guerriere Malo. 3-3 il risultato. Quando se ne sta andando anche il quindicesimo minuto, dunque il primo quarto d'ora, c'è Malo che attacca, Lain, anzi era Pozzer che ha tentato il tiro, ha parato Bertolino, Romualdi, Cascioli, Romualdi ancora, poi Gozzi. Piegata ora come centrale, prima era l'ala sinistra, vediamo, si lotta per il pallone, c'è fallo su Scapecchi, 9 metri, Gozzi, Cascioli, Romualdi, la sua buona penetrazione, ha parato estremo difensore di Malo, Giada Dalla Fontana. Gozzi, Romualdi, che prova a liberare Cascioli, sfondamento, nulla di fatto dunque, si ricomincia il contropiede velocissimo di Malo, non agguanta però il pallone Chiara Bernardelle, dunque solo fallo, 9 metri per Malo che comunque attacca, palla in mano, la possibilità di portarsi avanti, il risultato è fermo sul 3-3.
quando siamo al sedicesimo, doppia fischiata a Duric. Gozzi, Romualdi, Gozzi, Caccioli, difende in 6-0 Malo, attacca Arezzo, c'è il fallo di Gozzi su di Lain su Gozzi. Caccioli, poi Romualdi, Gozzi, continua a far girare il pallone Malo, Arezzo difende Malo invece, difende anche bene perché non si passa per ora. Vediamo se si alza il braccio del passivo, sì, deve concludere Arezzo, Caccioli, Caccioli, palla persa, nulla di fatto. Dalla Fontana che rimette in gioco e si ricomincia, Lain, poi la buona finta ma ha commesso passi del Mafusine, nulla di fatto allora. 3-3 ancora. Romualdi, 17esimo minuto, perde un altro pallone Arezzo, poi la doppia però commessa da Farzati e può ancora attaccare Arezzo allora, di fatto rimediato al pallone perso precedentemente. Gozzi, poi Scapecchi, c'è un altro fallo, 9 metri ancora, Scapecchi, il tiro di Romualdi, schiacciato, il gol che riporta Arezzo avanti, 4-3, siamo al 18esimo minuto, ne mancano due alla fine del primo tempo. Il fallo su Della Fusine, Farzati che fa ripartire l'azione offensiva di Malo, Lain, il suo tiro tra le gambe di Bertolino, 4-4 il pareggio velocissimo di Malo, perfetta parità, 18 minuti e 28 secondi. Gozzi ha provato lei, ha trovato un bel gol Gozzi, la rete del 5-4, è tornata avanti Arezzo. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco, c'è un fallo, vediamo la decisione dell'arbitro, 2 minuti per la numero 9 della pallamano Petrarca Arezzo, Gozzi. Ultimo minuto di gioco, 5-4, il risultato in favore di Arezzo sulla pallamano Guerriere Malo. Lain, palla persa in attacco, ora Arezzo ha l'opportunità di attaccare e di gestire questi ultimi 40 secondi di gioco del primo tempo, finale scudetto della categoria Under 14 femminile qui da Misano Adriatico. Scapecchi, Romualdi, poi Caccioli, non ha trovato il tempo per la penetrazione, ha fatto tempo a chiudere invece Della Fusine. Romualdi, Caccioli, Caterina Caccioli, vediamo Romualdi, ultimi 10 secondi, il tiro e la rete, ma questo è un gol importante, allo scadere dei primi 20 minuti, finisce così il primo tempo, 6-4 il risultato in favore della pallamano Petrarca Arezzo sul Guerriere Malo. Noi torniamo fra qualche minuto per il secondo tempo.